particolare infermità. Quindi l'acqua veniva vista non solo come punto di vista, come la punto di vista. Camera sotterranea in cui si trova l'acqua ed è molto suggestivo, mai vi dovesse capitare di venire a vederlo in questi momenti, quando ci si mette in fondo alla scala, immaginate con il sole alle spalle, la propria ombra si specchia centralmente nell'acqua e poi si riflette a testa in giù nella parete, andando a creare due ombre, una orizzontale nell'acqua e una verticale capovolta nella parete che quasi si toccano con la testa, e questo accade all'equinozio di primavera nel mese di marzo e all'equinozio d'autunno nel mese di settembre. Un altro aspetto sicuramente più complesso e anche meno frequente nel tempo è quello che invece sta studiando un professore francese, un accademico dell'Università di Cracovia in Polonia, il professor Arnold Lebeuf, che è riuscito a misurare, come qui nel sito di Santa Cristina, ogni 18 anni e 6 mesi la Luna si trova nel punto più in alto del meridiano passante per questo sito, andando a specchiarsi nella vasca dell'acqua passando per il foro che si trova alla sommità della camera sotterranea. E questi 18 anni e 6 mesi non sarebbero una data a caso, ma riprenderebbero un moto millenario della Luna, conosciuto con il nome della rotazione della linea dei nodi, e viene utilizzato dagli astronomi ancora adesso per calcolare e prevedere l'eclissi di luna. Quindi il professor Lebeuf ipotizza che la camera sotterranea del pozzo fosse quasi uno strumento, una macchina astronomica in grado di prevedere i moti lunari e di conseguenza di prevedere l'eclissi di luna. Bene. Signori, se volete, come vi dicevo, si può accedere sino all'ultimo gradino. Magari conviene fare una fila a destra e risalire all'altro lato. Scendiamo da... Conviene scendere da questa parte e risalire da questa. Rosanna, vai. Fate così, in ordine. Come lo dici? No, 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 no,